Benvenuti a tutti, benvenuti al canale, sono Pichetti, io sono qua su Crash Bandicoot 3 e in questo episodio vi mostrerò come veramente si l'asfalto arancione. Farò vedere come davvero si gioca a Bandicoot. Anche questo a livello segreto? No, solo quello nel mondo di Engine ce l'aveva, che aveva il cartello dell'alieno. Figlio di una troia impastata di uno sbirro. Ne ho perso una. Sarà da fare un doppio giro. Però intanto facciamo un po' di bomba perché. Allora, così, così, poi sì. Olè. Leggero rilascio del gas. Bam. E poi in una tirata unica, in una tirata unica, in una tirata unica. Questo è tutto allenamento. Mi sembra per Mario Kart. Zio merda. Vero? Sì. Ma io ce l'avevo Mario Kart. Vero? Qui. Allora, sono terzo, solo sti due macchine davanti. E uno e due. Madonna. Madonna. Eh sì, ciao. Puttanaccia. Ce la faccio. Ok, una è andata. Merda. Ok, ce la faccio. Molla il gas. Merda. Uff. Troppo, voluto troppo dalla vita. Ho usato troppo. Mamma mia. Per un attimo ho pensato che ti infilassi centralmente. Anch'io ho temuto. Minchia, di quattro casse, però ci sono andato vicino. Ho avuto un sincero brivido. Però ho fatto una corsa perfetta. Assolutamente. E non è nemmeno la corsa più difficile di questo gioco, perché quella più difficile è quella contro Yuzu. Nel livello segreto, presumo. Sì, cioè il livello sotterraneo. Madonna santa, strapotenti. Stop. Allora, vediamo di prendere le casse. Allora, poi una era qua. Ok, poi qua. Ok, perfetto. Anche non ti fa inculare, eh? Niente. Tanto adesso anche se non arrivi necessariamente prima non succede niente. Ma quello sì, però. Cioè, l'importante per l'economia del tutto è che prendi tutte le casse. Giusto? Sì, quello sì. Allora, uno e due. E fino a qui. Occhi d'occhi. Poi ce ne sono due nascosti dietro. Mi pare una transenna. Ad esempio, questa non ha nulla. Qua devi stare attento che non sempre prendere il turbo è una cosa buona. No, non te l'ha fatta prendere. Me lo ricordavo una presa in culo. Non sempre il salto e il turbo sono una cosa positiva. Ma lo vedi quanto renderizza piano. Beh, finché non gli sei vicino. Comunque stiamo parlando di un gioco che c'ha anche più di 23 anni. Abbi pazienza. Vabbè, giocheremo la versione remake prima di giocare al 4 per allenarci. E poi andremo verso il 4. Sono un tiro. Cazzo! No, devi resistere.
Vacca puttana, che palle. Noia! Che noia! Schifosamente noia. Altro giro, altra corsa. Ma perché non hanno messo ai tempi l'opzione restart direttamente nel menu? Ho fatto due chicane. Allora, teoricamente è il prossimo salto che lo scordere il cazzo. Sì, vabbè, ma è impossibile prenderla. Non l'hai presa? No. Minchia. Cioè, salto, buco, cassa immediatamente dopo. O prendo il salto e gli piano sopra. Dovresti provare. Solo che figa, è più di metà livello. Che due coglioni. Cioè, la rottura di palle di sta cosa è che ovviamente devi farti tutto il livello tutto da capo. Che palle. Ecco, la cosa veramente triste di Crash Bandicoot 4 è tutte le volte che devi fare i livelli da capo perché magari sei morto più di tre volte. L'hai presa? Sì, l'ho presa con un hitbox rottissimo. Ho sentito due scoppi dietro di me. Hai la madre che fa tanti di quei pompini dalla mattina alla sera che tu non hai idea. Cazzo, quanti pompini che fa tua madre. E quante cazzo di notifiche c'ho su YouTube? Ecco. Oddio. Oh, ma quanta gente lo odia Avatar 2. Cioè, che due coglioni di rompipalle. Tra l'altro proprio ottusi della serie che se provi a difendere il film, cazzo, ti vengono pure addosso. Dai, mangiamo un vino. È vero, domani c'è l'indovinello del sabato del mangiamo un vino. Non ho la mia idea di che sia. Dovresti buttarti sui video. Spiega in pratica come sconfiggere un sacco di film horror. Quindi intanto senza giocare serio sono terzo. Tu continua a fregarti. Thank you.
Cioè, guarda che curve. Culo. Vedi di... Cioè, dimmi tu. Dimmi tu se non è merda questa. Dimmela tu. Se questa non è merda, non so definirtela. Cioè, non l'ho preso. L'avete visto che non ho preso il buco, vero? Sai cosa la faccio in off camera? Andiamo. Andiamo qua. Come vuoi? Figa, 10.39 soltanto di tentativi per prendere una gemma, dai, ti prego. Tanto sanno come si prende la gemma, non è che si perdono qualcosa se lo faccio off camera. Ah, senti, non ho voglia. Addio. Come di vedere attivata la God Mode di Doom. Magari anche... Ah, è vero che si possono ammazzare pure loro. Seriously? What? Cosa c'è? Oh! Dove siamo? In Iran? Siamo a San Giuliano ai tempi del... I tempi del... del Capodanno. Ah, non posso beccarlo. Forse siamo però troppo lontano, sai? Mamma mia, yeah. Mamma mia che brivido. Cazzo, è sta pedana di morte a fine del livello? Tu sei sicuro di non averla saltata? Mica l'avrei vista una pedana a bordo mappa. Mica è testata. Permette? Grazie. Fosse esistito anche su Slippery Climb ci saremmo evitati tanti quelle noie. No, non è vero niente. Se ne fai di un lanciarazzi su Slippery Climb. È giusto per abbattere quei due tre ostelle. Come buggare il gioco? Lo stai facendo nella maniera corretta, no. Arrivederci. Non direi così, diciamo sfruttare l'ambiente a proprio vantaggio. Cazzo, ho fatto un salto che era almeno 10 metri. Oh, dove vai, io? Allora. Ah! Complimenti per le bellissime mutande. A parte che ho saltato, però vabbè, lasciamo stare. Non gliene ho sbattuto niente. Decisamente no. Basta. Questa spada del cazzo. Dai, movies, movie d'indie. La festa di tua madre in carrozza. No, allora, questa non la prendo. Ok. 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 Addio. Vabbè, easy.
tua mamma, quella grandissima. Allora, uno, due. Non mi ha fatto il doppio salto del porco Giuda di suo padre. Basta, sta zitto. Ma veramente non ha parlato. Broken game. Secondo me ce la faccio. A morire? Sì. Cioè, seriamente ha fatto sta cosa? Sì. Amaro, vero. Dai, dai, che non è difficile, su. Ma che palle, veramente. Mi fa sta cosa ogni volta. È la prima volta che te lo fa, che è così pignoso, o sbaglio? Madonna santa Gesù, non l'hai premuto? Che se lo fai così puoi sempre suicidarti a fine livello dopo aver preso la gemma e continuare il livello standard. Prendere tutte e due le gemme in un colpo solo. Così ritorni qua e adesso facciamo tutto il resto del livello. Come diavolo ha fatto a non colpirti con la spada? Quale? Stera. L'ultima. Che ti è passata attraverso. Boh. Una volta tanto il gioco che è clemente? Potrebbe anche essere. Quando è finito? What the... Non ho capito quel tappeto. Va bene così, immagino. Suppongo. Bello il nitro così. Tuba. Almeno ti fa capire subito come sarà. Speravo di arrivarci. Secondo me schiantino, cioè nel senso... No, banzuca. Proiettilino. Proiettilino, easy easy. E chi si è visto, si è visto. No. Io te lo sconsiglio vivamente. No! Dovevo continuare. Dovevo continuare con l'elicottero.
Helicopter! Questa però è letteralmente quella. Tu non hai mai visto, c'era una, ora non mi ricordo più come si chiama il giocattolo in questione, ma c'era questa pubblicità di questo giocattolo, pubblicità messicana, che non so perché mi fa ridere, ma io ogni volta che l'ascolto mi fa ridere. Per la, essenzialmente per la convinzione che ci mette il doppiatore. Ho rotto tutto. E mo? Allora, per faccia ce la si fa, però. Oh, ne mancano due. Due nitro. Aspetta un minuto. No, poi non lo so. Vabbè, al massimo anche quello off camera. Opla! Che sprifito! Sì, anche questo off camera bisogna prenderlo. Mi sono ricordato dopo di quanto è bastardo sto gioco, è vero? Da questo livello non ti mettono più il detonatore delle nitro alla fine del livello, quindi devi farle esplodere tutte col bazooka. Me la sono presa nel culo, porci! Yeee! Però intanto abbiamo finito due livelli e abbiamo preso pure la gemma verde, bella! E che non è male. Gemma verde che ci servirà nel mondo di Engine. No, nel mondo... Sì. No, non era Engine, era in questo qua. Comunque, porci, sono le 11, mi sa, di notte, quindi mi sa che adesso terminiamo. 11:20 di notte, quindi terminiamo qua le registrazioni. Io recupererò tutto quello recuperabile off camera. E noi ci rivedremo poi nella prossima registrazione con gli ultimi livelli del gioco e poi la road to perfezionismo, perché dobbiamo recuperare tutte le reliquie del tempo e tutte le gemme restanti. Buona fortuna, cazzo. Quindi, lascia come dicevo, potete fare, link alla pagina Facebook sempre in descrizione video, se non siete iscritti su YouTube iscrivetevi e noi ci rivediamo nel prossimo video. A presto! Adios! Ciao!